Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello spallino.com. Leo rimane dentro e quindi l'esperimento è riuscito. Ciao Leo Biscola, ciao Martina Poletti. Ciao a tutti. Ciao Appuntamento numero 11 in ritardissimo rispetto agli standard. La colpa è ancora una volta mia, ma questa volta per una buona causa, perché ho ricevuto un invito da dei colleghi di Cosenza per partecipare a una loro trasmissione. E mi sembrava brutto rifiutare perché sono sempre stati molto molto gentili nei miei confronti e nei confronti della testata Lo Spallino e quindi ho voluto presenziare brevemente da loro. L'accordo era che io dovevo sganciarmi alle 21:15, ma poi si è andati avanti un po' a parlare di tutto e quindi vabbè, siamo qua. Sono le 21:28 del 1º dicembre, benvenuto dicembre. E siamo reduci da una partita, dalla partita Spallecce, anzi siamo reduci da due partite rispetto alla scorsa diretta, da Cosenza Spal, orrenda ma vincente, e Spallecce non così brutta, e qua introduco il primo tema, ma perdente. Allora, cosa ci portiamo dietro della partita di ieri sera? In super sintesi. Oltre al freddo, dici? Oltre al freddo Esatto. che tra l'altro io... Cioè, Polly, tu sei andato a vedere la partita in curva e quindi poi uno, secondo me, ti sei anche un po' imbenzinata per sopportare il freddo Vabbè, e insomma. vabbè, tu ne avevi diritto, io no, visto che ero in tribuna stampa. Due, io sono rimasto a lavorare in sala stampa fino alle 23:05 e veramente ero più surgelato di un bastoncino Findus. Vabbè, comunque, detto questo, cosa ci portiamo dietro dalla partita di ieri sera, a parte il freddo? Leo, puoi iniziare tu. Allora, cosa ci portiamo dietro? A parte il freddo che io non ho preso perché fortunatamente l'ho vista dal mio Eri sul divano. divano, certo. Esatto, dal mio divano. A parte gli scherzi, direi che ci portiamo dietro tutto sommato una sensazione positiva. Questo è il mio pensiero. Io ero molto più scocciato dalla partita precedente, quella con la Spal ha vinto qualcosa, anche se i 3 punti sono arrivati. Perché mi sembrava che la Spal avesse fatto un passo indietro nel gioco, invece con Lecce fino a un certo punto ho detto, però, cioè, se questa è tornata la Spal che vedevamo inizio campionato. Poi è ovvio che non possiamo essere contenti del risultato, ha preso 3 pere, che abbiamo visto che anche il terzo portiere non è tutto quello che, Dopo o meglio, le ci arriviamo speranze, su questo argomento. esatto, però diciamo che cosa ci portiamo dietro? Io tutto sommato un po' di positività ce l'ho, ma poi dopo svisceremo bene il tema Positività del morale, ovviamente. morale, chiaramente, sì. Ancora, Perché è per un il termine che momento ormai. solo morale. Esatto. Polly, tu dalla curva cosa ti sei portato a casa? Allora, non posso che essere d'accordo con Leo su tutto ciò che è stato detto, sulle impressioni varie, sul rivedere una squadra che perlomeno per un'oretta ha tenuto il campo. Ha competito, come direbbe Contro Pep. ha competito, come direbbe Anche se Peppa, non ha mattato giustamente. quello ci arriviamo dopo. Dalla curva io porto molto rammarico, non tanto mio personale, ma riporto sempre, mi piace riportare sempre spesso quello che sento, perché di opinioni ne Delle arrivano bestemmie molte. praticamente. Vabbè, sempre E l'irripetibile. anche teorie complottistiche. Teorie complottiste, ne ho sentite anche questa volta in abbondanza, partendo dai soliti commenti della serie: ah, Colombo va via a gennaio, quindi Oddio. si vede che non ci sta mettendo più la solita grinta. Poi Colombo ha bollato, quindi tutto si è spento in un fuoco di paglia. Cos'altro Sapete, non dire? sono commenti Lo complottistici, dico. però, scusate, dalla curva, perché la curva ha incitato la squadra fino alla fine, cosa Alla che grande. No, ma assolutamente, l'ultima. sull'atteggiamento dei tifosi in generale, direi che il sentimento comune, per lo più maggiormente condiviso, sia quello abbastanza in difesa della squadra, anche perché fondamentalmente cosa vuoi dire contro il Lecce? Cioè, rammaricarci ulteriormente per il fatto che uno di quei giocatori che ha fatto la doppietta l'anno scorso era nostro e per varie dinamiche è andato via. Vabbè. Questo è niente dai nostri commentatori. Guardo che ci sono arrivate delle impressioni, e il più
indicativo direi che è quello di Lorenzo Ricagni, che dice che da ieri sera ci siamo portati a Un casa po' tre pere. drastico, un po' Quindi. drastico, un po' drastico. Mazzo ci segnala che la cosa più grave era la mancanza del punch caldo al bar. Non partendo dal rum, mi sarei contattato quello al mandarino. Proverò a mandare qualche richiesta per far tornare Segnaliamo il questa cosa pingole. perché ricordiamo che per anni e anni e anni è stata fatta la battaglia giustissima e sacrosanta per la birra in curva, e una volta che è stata vinta, insomma, è il caso di alzare un po' il tiro. Anche Che abbiamo perché anche sostenuto qua con Gazzoli, battaglia che in per diretta abbiamo un sostenuto. anno, birra in curva, sì, è vero. Per un anno, se, mi sembra nel 2019, 2018-2019 c'era il Vimbrulè, io me lo ricordo. Ah, vedi, beh, Quindi adesso siamo in epoca di ristrettezze economiche. siamo in fase anche di rodaggio, dai, possiamo dare questa attenuante. Poi, no, vabbè, non stavo per dire gli americani, il punch caldo no, però in realtà non è No, vero. Massimo arriva a Starbucks con Ah, Tavares. sarebbe clamoroso. No, volevo dire una roba. Io sono rimasto colpito, molto colpito da tanti commenti, anche cattivi contro la Spal, di gente che ha detto che la prestazione è stata una schifezza, che la Spal, non ce la può fare. No, non capisco, infatti oggi ho pubblicato un articolo per ragionare su questo, elencando un po' di fatti riguardanti la partita. Cioè, quello più sconvolgente secondo me riguarda veramente il divario di esperienza tra queste due squadre, perché mi sono preso la briga di calcolare le presenze tra Serie B e campionati di primo livello, quindi Serie A o Serie A estere. Cioè, il Lecce con i titolari arrivava a 1184, la Spal era 775, cioè praticamente, non dico la metà, ma un 30% in meno. E allora già quel dato lì basterebbe a spiegare un divario di due gol, fermo restando che Strefezza ha trovato due gol non banali, diciamo così, perché beh, poi le uso al cuscino, che sennò ti fai No, del lo male. metto sotto il computer perché così Per stabilizzarlo, sì. ok. Soluzioni punk. Esatto. E quindi stento un po' a capire la negatività che circonda il risultato ieri sera, perché magari la Spal facesse queste prestazioni in casa contro squadre come l'Alessandria, il Crotone, il Cosenza o il Como. Ecco. Poi è chiaro che perdere non piace, tre volte di fila in casa ancora meno. Però aspettiamo e speriamo, perché non so se avete visto il calendario da qui alla fine del girone d'andata, ma non è proprio rose e fiori, perché adesso si va a Crotone, però dopo in casa arriva il Brescia, che oggi è andato a vincere a Parma, poi si va a Frosinone, altro campaccio, poi in casa ci sarà il Benevento e poi arriverà il Pisa. Cioè, tutte squadre che in questo momento frequentano i quartieri alti. Quindi sarà interessante vedere se da questa partita, secondo me, è giocata bene per gran parte del tempo, si trarranno delle indicazioni anche per le altre partite, fermo restando che poi le singole partite cambiano a causa di migliaia di episodi. Perché guardiamo il primo gol che ha preso la Spalieri. Adesso io non so dalla curva che sensazione ci sia ricavata Polli, quante Madonne siano state tirate. Si Dopo quel sprecano. pallone perso da Esposito, però Esposito. la Spalla ha preso un gol surreale in un momento in cui stava premendo. Ma lì è purtroppo sempre l'incidenza dell'errore del singolo che non puoi prevedere, succede, sei Succede, là prendi già, gol, cioè, esatto. Ma cosa vuoi però fare? vedete, anche il Lecce, in realtà, forse nel primo errore di squadra di posizionamento ha preso gol, perché c'è stato lo strappo di Sek che ha dato la palla a Colombo e poi ha fatto gol. Lì, Ma più che secondo me, si posizionamento, gioca. lì c'era una palla persa, cioè che la Spalla è stata brava a riconquistare il suo tre quarti Vabbè, però avversario. un'azione simile, cioè diciamo una palla persa dal Lecce, una palla sminchiata, Persa per dalla usare un Spalla, termine tecnico, certo. da Esposito. Fin lì le cose, secondo me, erano giuste, cioè nel senso il Lecce non aveva fatto più della Spal fino a quel momento, però come ha detto anche Clotet, e dopo ne parleremo, il fatto che il Lecce abbia davanti dei giocatori di cui uno conosciamo bene, che ogni volta che tirano in questo momento fanno qualcosa di diverso da quelli che possono fare alla Spal, ragazzi, qui c'è poco da fare.
Cioè, al di là del fatto di Pomini che può aver fatto bene o male, comunque, come hai detto anche tu, Orla, prima, i gol del Lecce non sono stati gol banali. Cioè, Direi di sono no. gol che in questo momento non so chi della SPAL sia in grado di fare. E questo è il problema. Chi è il giocatore della SPAL che è in grado di fare quello che ha fatto Strefezza nel Lecce ieri sera? Non credo Forse ci sia. Colombo? Forse. Ma Forse. non sono neanche sicuro, Forse perché ha anche avuto modo di... perché Colombo, al di là del gol che ha segnato, prima si era mangiato un gol notevole perché dal limite dell'area. Esatto. Assolutamente. Quando D'Arriva gli ha dato quel pallone, ho detto vabbè, adesso segna. Invece la palla non è neanche andata fuori di poco, perché se uno guarda il replay, non è che ha sbeccato il No, no. palo, è andata fuori anche di mezzo metro. Quindi insomma, diciamo che c'è un divario di qualità tra queste due squadre, è indiscutibile, Clotet lo sa e lo ha rimarcato. E infatti il secondo punto della mia disamina è Clotet arrabbiato, perché oggi ho perso il conto delle persone che mi hanno inoltrato su WhatsApp uno spezzone del video post partita della conferenza stampa di Clotet, in cui a Clotet stesso va giù la catena e risponde male a un giornalista. Sapete chi è il giornalista al quale ha risposto male? Tu. No. No, è Riccardo Rizzo, che È il è un povero nostro è Riccardo Riccardo. Rizzo, che è un nostro collaboratore, perché Riccardo gli ha chiesto: ma continuano a ripetersi errori individuali. E come mai, a cosa li possiamo attribuire? Adesso sto parafrasando, ma poi la sostanza della domanda è quella lì. E Clotet Sbloccato. ha sbroccato un po' ed è passato direttamente allo spagnolo, a testimonianza del fatto che i suoi freni inibitori si sono un po' allentati. Tra l'altro, Orla, scusami, se vogliamo difendere Riz, cosa che io mi sento di fare, tutto sommato la domanda era comunque legittima, anche perché non ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra. Forse l'ha A detta giudizio di Clotet, no. cercando, esatto, forse l'ha detta cercando di, non dico di provocare, però forse di No, 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 scatenare no, alcune no. Non c'era reazioni. minimamente quell'intento lì. Non c'era minimamente No. l'intento provocatorio e questo ne Però sono una domanda certo. che ci stava. Nei complessi domande che uno può fare un allenatore nel Una post partita. domanda. Oggettivamente, ne ho sentite anche di peggio in questi Certo. mesi. Però vabbè, non importa. Ma non voglio fare la difesa d'ufficio del collaboratore, ma voglio più spostare l'attenzione su Clotet. Clotet si arrabbia perché? Perché uno vede in quella domanda un tentativo di fargli parlare male dei giocatori. Perché Riccardo gli dice: ha sbagliato Esposito, ha sbagliato Celia. E Clotet ribalta la questione, dice: spiegami dove hanno sbagliato, anzi, o meglio, spiegami dove ha sbagliato Celia, che anche lì c'è una sottile distinzione, perché Celia, in occasione del primo gol di Strefezza, tecnicamente non fa un errore, fa una scelta di aspettare l'uscita di Capradossi. Capradossi non si aspettava di dover uscire su quella palla vagante e viene fuori il patatrac e Celia passa per il fesso. Ma non gli darei la colpa per il gol, mentre la colpa per il gol la puoi dare a Esposito perché ha perso quel pallone in aviazione, a Celia non puoi dare una colpa. Secondo me Clotet ha colto immediatamente questa differenza e ha voluto mettere un po' il dito nella piaga per dire: io non posso attaccare i miei giocatori se sbagliano, soprattutto se sono giovani, e il fatto che Celia sia un 99 e Esposito un 2000 depone a loro favore e depone a favore della tesi di Clotet. La seconda cosa è che gli girassero le balle, perché comunque la partita è stata giocata, secondo me, bene, secondo lui, bene. C'era un rigore che si poteva dare e non gli è stato dato, tanto che anche Tacopina ha sbroccato, perché abbiamo visto oggi sul Resto del Carlino che ha pronunciato frasi molto pesanti. Quindi si è creata un po' la tempesta perfetta. Annunciando tra le altre cose, per chi non l'avesse letto, che sono intenzionati a far E valere le far valere ragioni della sulla spalla, quindi Ma ecco, portare i video alla questo Lega. beh, capirai, guarda, la Lega è lì che dice: Non vede l'ora. non vediamo l'ora di ricevere il dossier. No, questo no, però dai, è indubbio il fatto che Prendono il ieri. dossier e lo lanciano nel cestino. È Canestro. indubbio che ieri, dai, quel rigore Ma lì. perché fanno così con tutti, ragazzi? Cioè, non sto dicendo che la Spal sia ridicola in questo, ma dico solo che questa cosa faremo presente, ci faremo sentire. Mi ricordo gli anni scorsi, i tifosi, Mattioli, fatti sentire in Lega, batti i pugni. Certo, lo vedo Mattioli che va in Lega Calcio a battere i pugni attorno a una scrivania in cui ci sono Lotito, Agnelli, De Laurentiis e quella gente lì. Ma che cazzo ce ne frega della Spal? Ma vai Beh, all'Engo. vabbè, vabbè. Comunque, al di là di questo discorso che del dossier Tacopina che va a far volare le carte in Lega, comunque il rigore,
obiettivamente ci poteva stare, ci poteva ci stare. Poteva stare. Anzi, Abbiamo non ci visto, poteva abbiamo stare. Visto Io me molto di l'aspettavo. peggio. Abbiamo visto molto di peggio. Io me l'aspettavo, Abbiamo soprattutto visto visto rigori l'immagine molto di più VAR. ridicoli. No, certo. Però, fatto sta Quindi, però, quello che che volevo chiedervi arrivato. è: Clotet che sbarella così temporaneamente è indice anche di nervosismo? Perché, infatti, Lorenzo dice che il catalano comincia a perdere le staffe. È indice di nervosismo o è solo che in quel momento lì gli girava male? No, secondo me più che di nervosismo è un po' di sofferenza per il non riuscire mai a raccogliere dei frutti, fondamentalmente, perché stiamo continuando a dire da mesi ormai che questa squadra gioca bene, che ci sta convincendo, il suo gioco convince, però per varie ed eventuali ogni volta siamo qui a parlare dei problemi che ci sono stati, del gol che non è arrivato, del... Non lo so, secondo me è più un po' di frustrazione, non credo che ci sia un ambiente nervoso o in bilico, ecco. Io penso che in realtà un appunto di nervosismo in realtà ci sia. Non so se in Clotet, perché comunque dal punto di vista umano io non lo conosco, però le espulsioni di Viviani e di Vicari nelle ultime 3 partite, perché grazie a Dio ieri nessuno ha avuto la brillante idea di dare una testata davanti all'arbitro, secondo me qualcosa significano. Poi non sono in grado di dire a cosa sia dovuto, probabilmente la lettura può essere anche più È dovuto facile al di fatto quello che non che... vincevi da un mese, quindi. Infatti, però comunque col Cosenza stavi vincendo. Sì, cos'è? Quindi... Sì, però stai vincendo, ma stavi anche avendo la paura di non vincerla, perché in quel momento il Cosenza era avanti, cioè avanti nel senso era tutto accampato nella metà campo della spalla, un po' di stanchezza e così, e quindi Ho Vicari capito, però ha avuto un momento comunque di non è stato annebbiamento, ma qualcosa di... di Vicari parliamo tra un po', no? Comunque No, no, ma io qualcosa. sto parlando del nervosismo in generale, che quelli Sì, sono ma comunque infatti. indici di qualcosa che, secondo me, dal punto di vista della tranquillità, ecco, qualcosa manca sotto questo punto di Qualcosa. vista. E la sbroccata di Clotet forse va anche in questa direzione. Altro tema di serata, stasera andiamo veloci perché sennò ci addormenti qua così. Allora, Il rischio c'è. Dato Sì, che, come dice Conte, dobbiamo dircelo chiaramente. questo rischio c'è. Questo rischio c'è. Tristi portieri, perché noi siamo specializzati in bis di primi e in tris di primi, ma abbiamo tristi portieri. Allora, ieri sera si è completato il giro, abbiamo avuto la dimostrazione che di tre, adesso sarebbe crudele dire di tre non se ne fa uno, però di tre non ce n'è uno che si possa dire, oh, oggi siamo tranquilli. Basti pensare, Leo, al nostro amico Michele Ronchi Stefanati, che alle 20:10 mi manda il messaggio: ah, ho Pomì titolare, adesso segnatelo, mi gioco quello che vuoi, sarà titolare fino alla fine della stagione. Poi alle Sì. 22:10 mi scrive: no, è triste e duro anche lui. Ciao Michele, grazie sempre per il tuo contributo. con queste sue, come dire, queste sue fiammate d'entusiasmo che presto si spengono di fronte alla tristezza dei fatti. Ingiustificate, tra l'altro. Ad ogni modo, Orla, visto che siamo in apertura dell'argomento, ti vorrei riportare una domanda di Stefano Vecchi che ti dà anche un'ottima idea e chiede se abbiamo già fatto l'adesivo a Gvola il portiere. Non sarebbe male farlo. Non sarebbe male. Sai cosa, Stefano? È che sospetto che la Spal interverrà su questo. Mentre fino a 2 settimane fa non pensavo che sarebbe accaduto. Adesso sto maturando la sensazione che la Spal interverrà in quel reparto e quindi se facessimo l'adesivo praticamente ora di distribuirlo sarebbe già obsoleto purtroppo, però avremmo potuto farlo in effetti. Intanto c'è A Andrea me Zapperi che dice, o Zapperi, non so come si pronunci, che tristi dice tristi tristo, effettivamente. Chissà se dovessimo abbinare un primo piatto ad ogni portiere, chissà che cosa verrebbe fuori, sarebbe un bel vabbè, lasciamo giochino. perdere, che Va sennò poi bene. che Se se no non me non la sento riusciamo di più, farlo. non ne usciamo più. No, però Potremmo scusate, abbinare magari un superalcolico per dimenticare determinate peggio ancora. cose. Scusate, Sì, importante. però
chi è il portiere titolare di questa SPAL? Ora che li abbiamo visti tutti e tre, nessuno, chi è il portiere titolare? Nessuno. Ma come nessuno? Cosa fa Clotet? Tipo mette tre bigliettini dentro un sacchetto e lo tira fuori a caso? Cioè, non credo. Ma io penso che potrebbe essere una buona idea. Anche perché in questo momento non c'è nessuno di quelli che hanno giocato che può avere i gradi per fare il titolare. Probabilmente si andrà a vero. E ho capito cosa facciamo. Giochiamo senza portiere. Si trova una soluzione, eh? Perché giochiamo senza portiere? No, giochi, però sicuramente ti amo. Ho capito, ma adesso prima che arrivi un altro portiere passeranno 5-6 partite. In queste 5-6 partite, Claudette, con che criterio deve scegliere? Non lo so. Qual è la gerarchia? Perché io vorrei capire questo. Ma io continuo a pensare che una gerarchia in questo momento non ci sia. Forse giocherà quello che vede più in forma, più concentrato. Io sarà una scelta di allenamento, cioè di partita in partita, probabilmente. Proverei diciamo che ancora, vi dico la verità. Arrivano allo stadio e qualcuno urla: l'ultimo che arrivi in porta, come si faceva alle partite al parchetto. Esatto. E puntualmente ci andrà a Bu. Vabbè. Questo è il sogno di tutti. No, io penso che anche alto, quindi si presta bene. Se dovessimo un attimo fare, devo dire, mi sto un po' perdendo in divagazioni varie. Comunque, forse perché stiamo dicendo minchiate a raffica. Pomini, al di là del fatto che non abbia sicuramente fatto la prestazione della vita, e anche Michele Ronchi Stefanato per fortuna ce l'ha confermato. A me non è dispiaciuto in termini di atteggiamento. Di personalità. Di personalità. Che con un, diciamo che in questo momento non è la caratteristica principale della squadra, quindi avere anche in campo una persona che viene lì a muso duro, t'affronta, non ha... Poi gli errori anche lui li ha fatti, però giustamente è la sua prima partita di questa stagione. Comunque Riz, il nostro collaboratore che poi ha fatto sbarellare Clotet, ieri era in grande forma, perché dopo che Pomini è stato inquadrato con un primo piano dalla regia, ha detto: ah, adesso ho presente a chi somiglia a Pomini, somiglia a Lenin. Quindi figuriamoci. Grande personalità comunque, visto. Beh, allora, Lenin era un oratore formidabile, diciamo così. Quindi non però so peccato se... che Pomini debba parare, quello è la... e non orare, vabbè. Comunque, no. mi sembra che nella gerarchia ci sia un punto fermo. Un punto fermo che Thiam è sostanzialmente retrocesso da primo portiere a terzo. Perché io sinceramente non me la sento di credere a Clotet quando ieri ha detto... ti ha mandato in tribuna perché non stava tanto bene. Tendo a non credergli. Però ecco, mettiamo che adesso Pomini sia il primo, perché poi Clotet in conferenza stampa ha anche detto giocherà lui a Crotone, verosimilmente, nel senso che ha fatto anche un'espressione tipo dopo essersi messo a ridere, il memino, esatto. Il memino, esatto. Si è messo a ridere, come per dire che altro devo fare? È la stessa, perché lui avrà pensato che la gerarchia in questo momento non c'è, ragazzi. È la verità, forse è brutto da dire, ma è così, non c'è, esatto. E quindi Pomini, Seculin, Thiam, ok, fino a che mercato non li separi, perché dopo bisogna capire cosa vogliono fare i dirigenti. Cioè, mi sembra strano che arrivi un altro portiere, vedo che alcuni commentatori ci chiedono di scuffette, adesso ci arriviamo, mi viene strano che venga preso un altro portiere e si faccia la stagione con quattro portieri. Attenzione, negli anni di Semplici c'erano sempre quattro portieri, se vi ricordate, però era un'anomalia tutta della SPAL, cioè vuol dire fare il quarto portiere di una squadra, per carità, sarà anche remunerativo e con uno sforzo... Tutto sommato contenuto. Se avessero bisogno di un quarto, cioè io ci andrei. Esatto, ci candidiamo. Speriamo che insieme alla cassetta delle lettere di Babbo Natale, magari alla capannina di Natale in piazza, ci sia anche candidati come portiere della SPAL. Comunque, a proposito di soluzioni punk, Roberto Castellani propone il portiere volante. Quindi nel caso... quello che dicevo prima, l'ultimo che arriva in porta. Detto questo, ci chiedono di Scuffet. Allora, a me risulta che Scuffet sia stato offerto, cioè che un intermediario abbia chiamato la SPAL e detto:
Abbiamo visto che non siete messi benissimo con i portieri. Vi interessa? Non sappiamo la risposta. Anche perché, per quanto ne so, la Spal sta esaminando la pratica portieri. Questo significa che stanno cercando di capire cosa serve e cosa ci si può permettere. Hai mangiato il prosciutto crudo stasera, Polly, che sei sempre lì che bevi? Ho mangiato l'altro di ieri i ravioli pieni sera. di burro. Ravioli pieni di burro, devono essere salatissimi. Vabbè. Molto buoni, però. Comunque la Spal sta esaminando la cosa e stiamo tranquilli che da qui ai prossimi 20 giorni arriveranno molte proposte, cioè arriveranno molti procuratori a dire: ti interessa questo portiere, ti interessa quell'altro portiere? Vedrete che andrà così. E lì la Spal si farà un'idea di cosa costa un portiere, fermo restando che credo sia lampante e indiscutibile che il grosso del budget di gennaio, che per inciso non sappiamo ancora quanto ammonta, verrà messo su un attaccante. Perché è vero che noi scherziamo su Agbon la punta, ma la punta Agbon da boom, anche perché sabato si va a Crotone senza Colombo e qualcuno mi deve spiegare chi farà gol, ma su questo ci arriviamo tra un momento. Non è detto che venga fatto gol. Lo stai dando per Tra le altre scontato. cose, cioè, so perché tu dai appuntato queste cose. Comunque, Puntiamo sugli autogol allora della Spal. riformulo la frase: qualcuno mi deve dire, nell'eventualità che la Spal crei presupposti per un gol, chi li dovrebbe fare? Detto questo, credo che la priorità numero uno sia l'attaccante, poi a ritroso si andrà anche negli altri reparti. Massimiliano mi dice: ci sono altri nomi per il mercato? Ma no, Massimiliano, perché è presto perché mancano Perché ogni partita ancora, scopri che ti manca no, qualcosa di ma manca diverso. ancora un mese all'apertura del calciomercato. Da qui a un mese può succedere veramente di tutto, perché poi bisognerà capire l'incastro col mercato di Serie A, cioè chi scende di categoria, chi vuole andarsene, chi vuole giocare di più, le ambizioni, le richieste economiche. Bisogna far combaciare diverse cose. Io credo che i nomi dei giocatori, diciamo i nomi credibili, cominceranno a uscire tra una quindicina di giorni, quindi metà dicembre, quando si inizia a scaldare i motori seriamente per gennaio. Prima ci saranno molte speculazioni, cose. Se vi ricordate anche Mora l'anno scorso, Nulla. esatto. Il nome di Mora l'anno scorso uscì dopo il 15 e prese quota poco dopo. Quindi c'è da avere un po' di pazienza. Quello che Vediamo, io dai. so è che la Spal ha le idee chiare, cioè ha le idee chiare su cosa si vorrebbe inserire in questa squadra. Poi il tema è sempre quello: dipende dai soldi, dipende dalle circostanze, dipende dalla concorrenza, dipende da molte robe. Però l'idea sul cosa c'è da fare è presente. Su questo metto la mano sul fuoco. Eh sì, sicuramente sì. Ci sono un paio di messaggi, Polly, di Ah, me Stefano li che sganci dice: proprio. Esatto. Allora, Mettiamo giovane partiamo. messicano come punta, dice Stefano Vecchi. Non sono sicuro se è una buona Il idea. giovane messicano a cui fa riferimento Stefano è Sebastian Theun Wilke Brahms, che oggi ha fatto una tripletta con la Primavera nella partita di Coppa contro l'Hellas Verona. Io ero là a congelarmi perché non mi è bastato ieri sera, quindi sono andato anche oggi con il nostro buon tirocinante Riccardo Condarcuri, che ringrazio perché è stato molto diligente. E tra l'altro, all'87esimo giù di lì, la partita era 2-2 e entrambi stavamo soffrendo tantissimo, un po' perché ovviamente speravamo che la Spalla vincesse e un po' perché speravamo che qualcuno la vincesse, perché nessuno dei due aveva assolutamente voglia di star lì un'altra mezz'ora a congelarsi i sentimenti per vedere una partita di Coppa Italia Primavera. E per fortuna ha fatto gol ancora lui, Wilke Brahms, giocatore interessante, ma che secondo me non è ancora pronto per giocare in Serie B. Poi magari sabato lo convoca e fa tripletta, però così a occhio, a vederlo, mi sembra un giocatore ancora un po' da sgrezzare. Classe 2002, grande grosso, spalle larghe, struttura fisica già adeguata per il calcio dei senior, ma deve migliorare molto, molto, sia tecnicamente sia nel movimento senza palla. Insomma, è un giocatore che si può sviluppare, ma al quale non chiederei un contributo adesso, sinceramente.
Sì, forse è un po' troppo presto. Comunque, al di là del fatto che Colombo non c'è perché è squalificato, direi che le scelte davanti sono un po' obbligate, perché c'è Melchiorri che è stato ieri tenuto un po' a riposo, in vista anche di questa cosa, e basta sostanzialmente, perché le alternative davanti di Piscopo, insomma, al momento sono poco credibili, quantomeno per essere titolari. Quindi, sarà una partita nella quale Marino, che dopo parleremo anche di lui, proverà a fare uno scherzo alla spalla. Comunque, oltre alle varie assenze che ci sono, introduciamo un altro tema, uno degli altri temi di serata, che sono le varie opportunità, perché ieri abbiamo visto, tra gli altri, anche un ottimo Peda. No, meglio, voi l'avete visto dal vivo, dalla TV ha fatto veramente un'ottima impressione, al di là del colpo di testa sul quale ha anche rischiato di fare gol. E non è la prima volta che ha numeri del genere, in campionato. Comunque, ieri non mi ha fatto rimpiangere Vicari, devo essere sincero. Direi proprio di no. No, sono d'accordo anch'io. Ci ha fatto divertire. Ma, giocatore che si era visto che è interessante perché ha fatto il terzino destro finora, ieri sera, prima partita da titolare da centrale accanto a Capradossi. Faccio un inciso: secondo me non è difficilissimo giocare accanto a Capradossi perché è veramente un califfo. Chiusa parentesi, però bene, nel senso che ha cominciato così così, concedendo un po' di spazi sulla prima occasione del Lecce, ma poi è cresciuto molto. Direi che Peda mi sembra avere soprattutto una qualità, è un freddo. Cioè, come ti aspetteresti diciamo, da un polacco, da catalogo? È un freddo, è uno che non si scompone, non è frenetico. Cioè, ha 19 anni, ma gioca come uno di Sì, 29. Cioè, lo vedi? 29. Sì, non si fa mai prendere dall'ansia. E questa è una qualità enorme per un difensore centrale di quell'età. Questa è una caratteristica che, tra l'altro, ci avevano già segnalato, per esempio, Ruggero Ludergnani o Giacomo Laurino, che insomma, lo hanno portato a Ferrara e hanno lavorato con lui fin dai primi anni. Sembra essere veramente un bel giocatore. E mi viene da dire, in queste 3 partite rischia seriamente di contendere il posto a Vicari. Adesso probabilmente sto dicendo un'esagerazione, però perché Vicari è capitano ed è uno dei più presenti nella storia recente della Spal. Però se Peda è questo e io sono un allenatore, dico: oh, è duro lasciarlo fuori. Sì, poi considerando che l'allenatore è Clotet, almeno per il momento, è uno a cui piace lavorare con i giovani, io mi aspetto di vedere Peda molto più di quello che un po' tutti avevamo messo in preventivo. In più ruoli, perché magari può fare anche qualcosa di diverso Quindi può andare lui in porta. dal centrale. Può andare anche in porta, probabilmente. Andrei a chiedere polacco da catalogo? Sì, ho usato Sì, una. infatti Cioè, volevo. nel senso che quando pensi a il polacco tipico, te lo immagini freddo, senza emozioni e cose del genere, no? Peda un po' così. Sì, qualcosa del genere, vabbè, insomma, mi è uscita male. No, Tagli, però ha tagli. reso l'idea, tutto sommato. Ma sì, dai, polacco da manuale più che da catalogo, dai, diciamo così. Visto che stiamo parlando di alternative, di ruoli, Stefano Vecchi fa un commento su Dariva. Gran partita, adesso io non so dalla TV o dalla curva, ma dalla tribuna stampa io sono rimasto molto colpito da Dariva, intanto perché Dariva ieri sera era in modalità se Dio è ovunque, io ci sono già stato 2 volte. Sì, cioè, Perché viva contro tutti praticamente. esatto, era in ogni zona del campo con una foga agonistica rara. Gran bel giocatorino, ma l'avevamo visto l'anno scorso a Vicenza, aveva fatto un signor campionato. Infatti, quando Zamuner l'ha preso, abbiamo detto: oh, qua abbiamo preso un bel giocatore. Ha avuto una marea di rogne fisiche fin dall'inizio, problemini muscolari e cose del genere, contusioni. Adesso sta bene, si vede perché corre come un dannato e va a contrastare tutti. Quindi anche lì è altro giocatore che se sta così, come lo togli dai titolari? Perché non
non lo vedo in panchina se non per tirare un po' il fiato. Questa No, è sicuramente vero, è vero. non è una bella notizia per Mora, che probabilmente vedrà ridotto ancora il suo spazio perché Mora non ha quelle caratteristiche lì. Anche metà diversa. No, infatti Sudariva probabilmente era il giocatore che ad oggi rappresentava, parlo per me, la mia più grande delusione, ma semplicemente perché quando l'abbiamo visto giocare, l'abbiamo visto qua a Ferrara, non era lo stesso giocatore che era l'anno scorso a Vicenza. Quindi in un certo senso tutti ci aspettavamo che avesse un contributo maggiore, anche sapendo quello che potesse, che avrebbe potuto dare in qualche modo. Effettivamente, se si conferma lo stato di grazia fisico che ha avuto ieri, è un giocatore che difficilmente, secondo me, Clotet riuscirà a togliere. E poi dopo sarà curioso capire di mezzo cosa succede, perché comunque Viviani rientra dalla squalifica. Esposito è un giocatore che a Clotet piace, perché c'è poco da dire. Dariva è uno che in questo momento, secondo me, è più utile. Ieri sera non so se gli è piaciuto quello spezzone di partita, però vabbè. Beh, però insomma, comunque non ha mai nascosto il fatto di stimarlo come calciatore, anche come personalità, ecco. E quindi comunque qualcuno lì in mezzo deve star fuori, a meno di non cambiare, o di metterlo in porta, diciamo, a meno di non cambiare assetto tattico. Vedremo a Crotone che cosa avrà pensato Clotet su Esposito, se farlo rifiatare magari per una partita o se confermarlo titolare, e lì capiremo che la fiducia è indistruttibile. Mattia ci chiede: a Crotone riposa Esposito, giocano Viviani da Ecco. Riva? Sì, ma ne manca uno a metà campo. Beh, oddio, sì, no, ne No, manca uno a vedete. metà campo. Nel senso che, allora, scusa, ragioniamo un secondo: senza Colombo davanti non è che ci siano tutte queste Davanti gioca alternative, Melchiorri perché come unica punta. Farà sì, e dopo? una specie di 4-2-3-1, una roba di sto tipo. Ah, decisi Con con due tre interni. trequartisti Farà dietro. tre trequartisti. Cioè, non è Mentre che Viviani davanti un Esposito, paio di eh alternative. no, però Viviani Esposito non puoi, perché Dariva non lo puoi tenere fuori, dai, questo Dariva qua non lo puoi No, tenere no, per fuori. me gioca Viviani e Dariva. Esposito, gli dai un turno che si è fatto due Ah, dici sabbuglie. che Esposito, ok. Secondo me Esposito potrebbe riposare finché è aperto, perché sarà triste. No, dai. E poi vedo diversi commenti di stima per Crociata, tipo basta che non faccia giocare Crociata. Giusto. Crociata la panchina la merita sempre, e via così. Beh, allora, Crociata male ieri sera, e questo non è che ci sia bisogno di rimarcarlo più di tanto. Giocatore che sta deludendo, perché è arrivato e non è uno sprovveduto Crociata, perché comunque l'anno Buonanotte Polly, scorso. nel frattempo. Sì, Sì. scusate lo sbadiglio, Vai ma tranquilla, tra un po' inizio a abbiamo sentire finito. le Vai 22. tranquilla, Polly. Vai tranquilla, vai. Polly, domani ti porto un termos di caffè. Grazie, visto che non lavoro. Esatto, visto che il caffè manca dove lavori. Allora, Crociata, giocatore che non è uno sprovveduto, perché ha giocato a Crotone, ha giocato col Brescia, ha giocato con l'Empoli, insomma, giocatore che in teoria è anche polivalente, che in questa squadra SPAL mi sembra non stia trovando una collocazione tattica precisa. Crotetti insiste a metterlo sulla linea d'attacco, io non capisco perché, ma è evidentemente un limite mio. Per fortuna che Riccardo ieri non gliel'ha chiesto, cioè, ma perché Altrimenti gioca toccava Crociata, matarlo. se no saltava di là dal banco Sì, e lo prendeva a anche schiaffi. perché è abbastanza grosso, quindi credo che sarebbe successo Eh un sì, bel casino. l'uomo non è proprio esile. Quindi sì, è sicuramente una delle delusioni di questa stagione. Speriamo si ripigli, perché insomma è per il bene di tutti. Di Non Crociata, dimentichiamo che Orla, ieri è il sera. Messi dei Balcani, Ah, sì, il Messi dei Balcani. che Di gioca in Crociata ieri Israele, sera, tra l'altro, una stella là. mentre guardavo la partita, ho proprio avuto questo pensiero, adesso domani sera lo dico, ossia che ha Non vedevi l'ora che ci fosse la ufficialmente, diretta per dirlo, cioè. per dirlo, esatto, Se l'è ha ufficialmente preso il soprannome, sì, ce l'ho scritto qua, scritto sul braccio, tipo. ho scritto pistazzina nel foglio che ho qua, perché pistazzina a Ferrara è una cosa ben specifica e credo che Crociata abbia ufficialmente i gradi per farsi chiamare così. Forse è una delle più grosse delusioni di questa squadra per il momento, perché è arrivato comunque da Empoli, quindi si aspettava comunque qualcosa di diverso, in realtà no. Sara dice, dite la verità che mi manca Murgia. Come no?
No, No. non proprio. No, Ha no. provato a buttarla lì, dai. Sì, esatto, non proprio. Ci manca Murgia, ragazzi miei, Murgia è un problema perché a Perugia sta giocando pochissimo e a fine stagione torna qua e non si è rivalutato No. e Zamun e Tarantino dovranno dire ben adesso fegna perché restano altri 2 anni di Fino a quando? contratto da 2024? 2024 e quindi figurati. Quindi insomma sì, non proprio una situazione straordinaria. Di cosa c'è rimasto da parlare? Ah, beh, a parte che c'è Max che chiede Stavo per chi è dire io che stasera è più la serata grasso. di gloria di Michele Ronchi Stefanati, perché richiamano in causa Gigio Grassi, che sappiamo essere suo grande amore. Calcistico? Sì, chiaramente. No, bisogna dirlo perché sennò. Che tra l'altro Gigio Grassi ha cambiato squadra poco tempo fa perché era al Seravezza Pozzi in Serie D. Ed è, adesso è pa passato da un mesetto e mezzo al Real Forte Querceta, quindi se volete seguirlo, insomma, è lì che continua a dare spettacolo sui campi della Toscana, sui polverosi campi della Toscana. Va bene, Ultimo allora tema della passiamo da serata, Gigio Grassi, bravo, esatto. prima di passare ai meravigliosi pronostici, che poi tra l'altro, scusate, non abbiamo fatto il punto della situazione, cosa È che facciamo vero, normalmente a inizio è serata, vero. perché eravamo tutti Ma sì, sconvolti facciamolo. da vedere Leo che non si è sconnesso in avvio di Sì, ci hai puntata. rovinato tutti gli equilibri, Leo. Esatto. Beh, è tutto pomeriggio, io che sto pistolando per fare in modo di non Leo scommettermi. spostatore Sposta di gli equilibri. equilibri, come un Esatto. altro famoso Leonardo. Allora, prima di per Cosenza, vabbè, la Poli si è giocata Colombo, Cosenza e Lecce e non ne ha beccata mezza. Però devo dire Lecce. una Colombo ha cosa, segnato ieri prima che tu sera. vada avanti, che Sì. sono estremamente felice che tu non avessi messo Rossi, perché conoscendoti avresti potuto metterlo e avresti E potuto invece no, beccarti anche il bonus doppio punto che esatto. E invece no, per Cosenza avevo segnalato Capradossi che non ha fatto una partita così entusiasmante. Mentre Leo ha detto Dariva che se l'avesse detto per te. Ieri Spalletti avrebbe sera, fatto il suo esatto. primo punto stagionale. Mentre per la partita con Lecce, Leo ha detto Capradossi che ha fatto una partita normale. Mentre io ho detto Melchiorri No, ha fatto che una bellissima è. partita e si prende l'altro mezzo voto che completiamo il voto di Ma va là, Leo che non riesce a fare. ma manco per Leo, no, figura, non mi io. pare il La caso. Martina Quanto Stefano dice Lamparcotta. la mattina, Sì, Lamparcotta l'ho stasera. appena letto, esatto. E Ed lo è è. proprio Infatti tra 10 minuti così. contiamo di staccare perché altrimenti non duriamo. E allora, quindi il giochino rimane invariato, Orla 4 punti, Polly 1, Marta 1, Leo 0. Allora, per il prossimo io dico Melchiorri, anche perché è l'unica punta che Così c'è. Così subito, lo non dico prima aspetta che prima che ci me lo arriviamo. Così, peliamo. va bene, Sì, mettiamo no, perché Melchiorri. dopo Orla me lo pelava, dopo c'era che lo Non copiavo. hai neanche voluto ascoltare il consiglio di Sara, che è la Sì, tua counsel. esatto. Non l'ho Esatto. visto, non l'ho visto, giuro. Ma No, come no? Te l'ha chiediamo, commentato stasera, scusa. chiedile Vabbè. qualcosa. Scusa, Ah, vero. Vabbè, Polly, Sara. tu chi vuoi? Io voglio Viviani. Viviani, grande Vivio. No, ma aspetta, non rientra. Rientra Crotone, sì. Rientra. Ha fatto Rientra. le 2 giornate e Sì. rieccolo qua. E Vicari, che ne entrambi stavo Allora, controllando. io vi dico questa cosa, che Crotone è il campo sul quale Dembaseka ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, quindi io ci credo. Sentirà aria di casa e dirà adesso faccio ancora gol. Tanto Sara dice che si astiene dai pronostici. No, Sara, Beh, a parte che lasci Leo da da quando solo. Sara ha lanciato la sua maledizione su Trippaldelli non ha più giocato, quindi vorrei Ne sottolineare questo, poi ci guarderà lei. ha fatto la fattura. Anche Gli ha fatto la fattura, esatto. Pane Bianco Mattia la pensa come me, Crotone gol su punizione di Viviani. Oh, vediamo. Viviani è uno dei due reduci di quel Crotone Spal del febbraio 2018 insieme a Vicari, vedi. tra le altre cose. Però rimase seduto tutta la panchina perché era il momento della stagione nel quale sempre ce l'aveva messo da parte per far giocare Schiattarella davanti alla difesa. Grande. Peraltro ha ragione. Comunque, ultimo tema. No, Leo, non ho messo il titolo che volevi tu, ho messo Marino avvelenato perché tu avevi suggerito. Marino Segalon. Sì, Galon, Vabbè, ok. ma c'è un Ettore, motivo di attenzione a però Ettore questo. Fadiga che Ettore commenta Fadiga. manco. Ciao Ettore,
nostro ex collaboratore, tra le altre cose, rimpiantissimo e soprattutto grande campione di Fanta NBA. Gol in rovesciata di sì, magari, Stefano, cioè, non ho mai provato una rovesciata in vita mia e credo che non inizierò a 36 anni perché potrei farmi seriamente male. Anche se uno degli ultimi calcetti in redazione, Orla si era esibito in uno scavetto dalla Davanti al sinistra verso la portiere, destra del oh, ragazzi, campo. è Esatto. un tocco veramente magico. Dopo, Vabbè, ma che importa chi c'era poi? non si È sa. uno sconosciuto. Ah, ok, non era. Dopodiché Però Luca sì. Testoni si è rotto, Comunque, Leo, si è ne approfitto per incrociato. dire che ieri sera abbiamo avviato una trattativa per fare il calcetto di redazione dopo 3 anni di distanza dall'ultimo. Vabbè. Quindi sappi che succederà. Va bene. E Ettore Fadiga, campionissimo tra l'altro anche di calcio 5, è invitato. Bene, e allora parliamo di Marino Marino. Avvelenato o Marino Zigalon, Sì. perché si torna a Crotone, si torna con Marino avversario. Marino che da Ferrara è andato via molto male, dopo quel periodo brutto tra febbraio e marzo del 2021, che poi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, dicendo che aveva sbagliato scelta fin dal principio, che la società gli ha venduto tutti quelli buoni a gennaio, che gli avevano promesso dei giocatori con cui comunque fare un buon campionato nella seconda parte e non sono mai arrivati perché gli hanno preso solo dei rotti, cosa che in realtà non è del tutto falsa. Sbagliato. Già. E quindi vorrà rifarsi, fermo restando che la sua acredine era più diretta verso la vecchia proprietà, nella fattispecie di Colombarini e Mattioli soprattutto. E adesso sì, vorrà solo prendersi una rivincita da ex, ma soprattutto riprendere punti perché il Crotone è a 8 dopo 15 giornate, che sono veramente una miseria. In genere in Serie B ti salvi a 47, 48, 50, vuol dire che da qui alla fine del campionato deve fare 40 punti, 42 punti, oh, non è una roba proprio Sono tanti, no, facilissima, no, sono eh no. tantissimi. Quindi non voglio dire che sabato per il Crotone sia l'ultima chiamata per tornare nel gruppetto di chi si vuole salvare o al limite fare i playout, ma poco ci manca. Poco da aggiungere, nel senso che comunque al di là dei corsi storici che ha alla spalle nel campo di Crotone, non è ancora ora di passare a Crotone Spal 2-3, però diciamo che la partita è molto importante anche alla luce dei risultati degli altri. Tra l'altro oggi il Parma, che è sopra la Spal, anche lui ha fatto un po' fatica perché ha perso. Non c'è qualcuno che sta correndo in maniera incredibile là sotto, però la Spal ha l'obbligo di fare qualcosa in più rispetto a quello che sta facendo. Perché basta veramente che le cose si mettano leggermente male in termini di un infortunio o due, che ti trovi coinvolto in una partita che pensavi di non dover giocare. Quindi, insomma, è bene che anche che sia brava a superare anche le assenze e le cavolate che hanno fatto i vari Vicari piuttosto che Viviani, eccetera, perché comunque i punti col Crotone saranno importanti. Ecco, il Crotone non credo che rimanga in quella posizione fino alla fine. Sarà comunque un avversario di questo Sarà campionato della più in Spal. giù. Okay. Giù, no, dai, spero di no. Spero di no. Non posso che essere d'accordo con te, Leo, quindi si parla di un po' di cinismo in generale. E c'è una domanda di Massimiliano che ritengo abbastanza interessante. E la porrò a te, Alessandro Orlandin, che chiede: come lo vedete Mancosu? A me sembra molto spaesato nella nostra squadra. Ma no, io non sono d'accordo perché anche ieri sera comunque ha fatto un buon primo tempo, poi nel secondo tempo si è un po' incartato, ha perso tanti palloni, però Clotet ha molta considerazione di lui, molta fiducia nei suoi confronti, mi sembra che comunque il suo onesto campionato lo stia facendo. Certo, se pretendiamo di vedere il Mancosu da 15 con la stagione che era Lecce, forse ci sbagliamo perché poi tra l'altro è in un contesto un po' diverso. Poi tra l'altro a Lecce tirava i rigori, li segnava sempre e qua invece ha dimostrato di essere un po' arrugginito. A A me non sembra Panenka, spaesato, cioè, è chiaro che Clotet gli chiede
di fare diverse cose, perché lo mette a volte mezzala, a volte trequartista, gli chiede di sacrificarsi molto, e infatti uno dei temi è, speriamo arrivi veramente una punta forte, forte, magari lo stesso Francesco Forte, per fare in modo che quando butti il pallone là davanti, resti là davanti, non che torni indietro, perché Colombo, se ci facciamo caso, è un giocatore a cui sì, puoi buttare palla addosso, ma è uno a cui piace giocare fuori dall'area, Defilato. non è uno che protegge il pallone e prende fallo, è uno che ama smistare, ama ripartire da dietro, insomma, È un quindi Petagna. ha dei punti in comune, Sì, secondo me sì. ha dei punti in comune, non è uguale per Non ha lo caratteristiche stesso fisiche. fisico. Beh, oddio, non è che gli manchi il fisico a Colombo, No, cioè. però secondo me lo usa in maniera diversa. Petagna era più capace, secondo me, di tenere su palla, fare scudo. E invece Sì, Colombo lo sì, sì. Sì, vedo uno che ancora gli piace di correre ancora, no? esatto. È uno che ama di più avere spazio aperto davanti, anziché magari giocare spalle alla porta. Quello sì, Petagna poi ha imparato a farlo perché all'inizio anche lui era un po' più anarchico. Sì. Quindi se dovesse arrivare un attaccante con certi tipi di caratteristiche, un attaccante quindi forte fisicamente, di personalità, intelligente. Allora, Mancuso secondo me ricaverebbe grossi benefici perché dovrebbe coprire un'area di campo meno grande e quindi potrebbe tirare un po' di più il fiato. Ci chiede Stefano, Pepito Rossi titolare sabato? Lo ritengo improbabile, Stefano, perché secondo me in questo momento Rossi ha 30-45 minuti proprio a farla grande nelle gambe, non reggerebbe di più. Quindi io credo che Clotetti in questa fase voglia utilizzarlo nei finali di partita perché con la sua qualità può sempre inventare qualcosa. Ieri sera non ha fatto bene, però ha fatto una giocata a spalle alla porta, ha fatto un'apertura di sinistro sulla fascia per Sek di prima, così senza guardare, che nessun altro in questa squadra saprebbe fare. Quindi quello secondo me è il ruolo di Rossi adesso. Sono d'accordo. Anche Oltre a Marco che dice che chiede crociata, che cosa serva, Ne abbiamo parlato prima. Mattia che dice che Colombo tecnicamente è più Tecnicamente. forte di Petagna, su questo non sono particolarmente convinto, perché secondo me Petagna aveva un gran fisico, ma tecnicamente comunque Non era era male. comunque, Non è male. esatto, era comunque forte. L'ultimo messaggio di Bocca a te. Colombo, sai cosa? Secondo me non ha una tecnica migliore di Petagna, ma ha una velocità di esecuzione Sì, maggiore. È sì. quello Sembra più leggero, più, che gli fa esca più differenza. facile. Sì. Esatto. L'ultimo messaggio di Luca Pocaterra che dice: a me preoccupa come vedono la spalla, rigori negati, giornate, mi è dato sul messaggio, giornate di squalifica esagerate, ma non sono d'accordo neanche su questo, perché siccome le giornate non erano esagerate, molte ammonizioni banali che hanno dato gli arbitri. Secondo me, forse in questo momento tutto il discorso che facevamo dei punti, ragazzi, che mancano alla spalla, in questo momento non sono così sicuro che manchino così tanti punti alla spalla. Dopo anche 3 o la 4, partita sì. di Cosenza, secondo me 3-4 sono tanti, perché comunque allora dobbiamo mettere dentro anche le partite tipo Cosenza, nella quale obiettivamente hai fatto bene, però non meritavi per forza i 3 punti. Quindi secondo me 3-4 sono È tanti. un argomento troppo grosso questo qua. Credo che Da faremo il bilancio dei punti fregati, dei punti sottratti a fine girone d'andata e vedremo un po' cosa manca. Però dico una roba. Secondo me non c'è un singolo tifoso di una squadra di qualunque campionato che dica: ma sì, dai, tutto sommato con gli arbitri ci è andata bene. Tutti quanti diranno: ma guarda, sti cani, cioè, non ci è andato il rigore Sì, là, ci hanno espulso è la quello, ci hanno mai. categoria Più odiata del più pianeta. Sì. odiata. Quindi, Sì. sì. Roberto dice: Sec, ora vera delusione. Sì e no, cioè, non è che mi aspettassi che facesse sfracelli. Dipende, esatto, dipende dalle aspettative. Con le aspettative, sì. Esatto, questo deve essere il campionato in cui Sek capisce chi vuole diventare, perché comunque a parte quelle poche partite dell'anno scorso, cioè, giocava a Sassu Marconi, ha fatto un anno in primavera, non dobbiamo avere chissà quali aspettative. Il potenziale è lì, starà a lui tirarlo fuori e starà a Clotet incanalarlo nella giusta direzione.
ieri sera abbiamo visto dei passi avanti di Sek, perché comunque non c'è mai stato un momento di partita in cui l'abbia trovato genuinamente irritante, come spesso accade, perché quando è stato a dare il pallone l'ha dato, quando è stato a provarci ci ha provato. Ok, è un po' pasticcione perché incespica, cade, fa confusione, però fa parte della sua natura. Cioè, a me non è per niente dispiaciuto ieri sera. Se sai che quello di ieri sera è una buona notizia, secondo me. Sì, sono d'accordo. Assolutamente d'accordo con te. Ok, chiudiamo. Dai, ragazzi. Direi che chiudiamo, perché la Polly deve andare a dormire. Sì. Anche Leonardo l'ha detto, non sono l'unica. Adesso, non sia sempre ho mandato un messaggio chiaro. Vabbè, ragazzi, io sono contando Cosenza, io sono a 1:20 di diretta, quindi fate voi come posso essere spianato. Che bello. Va bene, allora quindi, noi vi ringraziamo per essere con noi. Sì. Vai, un recap dei pronostici. Io sì, Viviani. Viviani, Leo Melchiorri, io Sek. Perfetto, benissimo. Bene. Segnato, quindi direi che anche per stasera è tutto. Grazie a chi ci ha seguito in diretta, chi ha commentato, chi ci ha condiviso tutto quanto. Grazie a chi ci seguirà in differita, e sono sempre di più, questo ci fa molto piacere. Stefano Vecchi dice: c'erano le grune la Est. Sì, hai ragione Stefano, e la prossima settimana Leo torna con l'elmetto per parlare di questo. La prossima settimana in realtà è l'8 dicembre, che sarebbe anche festa, ma vabbè, vediamo cosa decidiamo di fare. Max si chiede: chiamate come ospite Semplici. Max, ti piacerebbe, ma ci sono due problemi. Uno, che Semplici è sotto contratto col Cagliari, quindi deve essere autorizzato dalla sua società, e non credo che questo accadrà nel breve termine. E due, dubito che Semplici voglia parlare di SPAL, perché lo considera un capitolo felice della sua vita, che però ormai è chiuso. Quindi per adesso è tutto, e ci sentiamo o tra una settimana o tra due, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti.